Bella a tutti ragazzi, qui è sempre Niaco96 e oggi siamo sulla demo di PES 2017 che l'ho scaricata, diciamo, 10 minuti fa. Quindi ho deciso di portarvi questo video per analizzare insieme, diciamo, questa novità che, diciamo, esce ogni anno. Quindi non diciamo che è una novità, però vediamo come hanno lavorato i creatori di questo gioco. E penso che tra un paio di giorni, credo, uscirà la demo di FIFA 17. Se sbaglio, mi correggete. E niente, andiamo subito. Andiamo a vedere com'è, più che altro. Niente, vabbè, mettiamo italiano. Stavo guardando un po' lo stadio, c'era scritto Testimo Barça, come leggo io. Poi se si legge in un modo diverso. Niente. Allora, formazioni sono dal maggio 2016. Ok, allora. Conferma. Ok. Allora, ci sono Atletico Madrid, Arsenal, Barcellona, Boca Juniors, Francia, Germania e niente, guarda, vi porto non lo so, dai, andiamo con dai, facciamo Barcellona Atletico Madrid, dai. Giusto così, perché vorrei vedere un attimo com'è il gioco, più che altro. Allora, diciamo che la grafica non si abbatte, perché è sempre rimasto un gioco abbastanza, non dico abbastanza, ma è a livelli superiori. Quindi niente. Vabbè, le formazioni non sono aggiornate perché diciamo che è ancora una demo, quindi non c'è nemmeno Messi biondo, che io sinceramente non me l'aspettavo che si faceva biondo, quindi cioè, a parte che dicono perché vabbè c'hai i soldi, poi fa tutto quello che cazzo ci pare e tutto quanto, però a fatto il biondo ci vuole pure coraggio, non è che, cioè, non so come spiegarvi, regà. Niente, vabbè, la grafica è straepica, cioè posso contare i capelli, cioè è uno spettacolo. Che spettacolo. Vabbè, Dani Alves sta ancora qua. No, è troppo bello, raga. È troppo bello. Io sto solo, diciamo che sto solo aspettando cioè la demo di FIFA 17 per vedere se quest'anno PES supererà FIFA, oppure è FIFA che supererà PES. Quindi è proprio una sfida, diciamo, prima dovrei vedere FIFA 17, quindi non posso fare cioè non posso dare subito un giudizio. Quindi niente, ci lanciamo in gioco. La grafica mi piace, mi piace davvero. Come sto vedendo, mi pare di giocare a PES 2016, però cambia solamente la grafica, credo, perché boh, a me pare PES 16, perché se voi ci fate caso, vabbè, la grafica dei giocatori è fatta, diciamo, da un po' da 10, diciamo un bel 9, anche 9 e mezzo, però il gameplay mi pare lo stesso di PES 2016 a primo impatto, però credo che oh, leva sta palla, buono buono buono. Vabbè, se vinciamo o perdiamo, no, diciamo che non è la stessa cosa, perché alla fine è un gameplay, quindi
È come una partitella, dai, giusto così, un'amichevole. Cioè, un'amichevole, in pratica. Niente, la movibilità dei giocatori, cioè il movimento dei giocatori è abbastanza fluido, però la cosa che non, diciamo, non mi piace è che rallenta il gioco, cioè rallenta la velocità del gioco, è quando attaccano gli avversari, perché diciamo che è un po' più difficile togliergli il pallone. È un po' difficile controllare i difensori, però se vabbè, a parte questa cosa dei falli di mano che non ci stanno, non riesco a capire perché, cioè è come se fosse che su PES non esistono i falli di mano. Niente, raga, sto gioco diciamo che non mi sta piacendo, però la cosa che hanno cambiato su che ho visto per ora. Allora, innanzitutto diciamo la freccia che prima girava intorno al giocatore quando volete fare un passaggio di precisione, diciamo che è cambiata soltanto la texture, è stata messa diciamo soltanto una linea, non c'è più una freccia. Poi l'altra cosa che ho notato, che hanno cambiato anche per esempio i rinvii, sta roba qua, pure le punizioni, queste cose, quando c'è quel raggio che prima mi ricordo, se non ricordo male, era sempre una freccia, hanno cambiato anche quella e hanno messo la stessa texture, questa qui. E niente. Io credo che quest'anno mi compro proprio FIFA 17, non credo che me lo comprerò PES, perché tutti questi anni che ho giocato a FIFA vorrei vedere come è cambiato, e sinceramente se non mi piace dopo cioè non mi faccio nessun problema a riportarlo e prendere PES. Boh, sto gioco mi piace soltanto la... come ogni anno cambia la grafica e niente. Ah, è bello come grafica, è molto bello, soltanto che vabbè, a parte che io sia su FIFA che su PES gioco con gli stessi tasti, cioè correndo con R1 e tirando con quadrato. Niente, poi sta cosa, no? Io ho fatto caso su PES 16. Allora, stavo finendo la partita, stavamo al 90esimo e dai, di recupero 4 minuti. Vabbè, a parte che, vabbè, stavo giocando online, tutto quanto. Però la cosa strana è che quando siamo arrivati a 4 minuti, ci stavo continuando a far giocare per altri 5 minuti. 5 minuti. E sta cosa non mi è piaciuta molto, perché se per esempio la palla ce l'aveva l'avversario, mi segnava fuori tempo, cioè quando era finita diciamo la partita. Cioè calcolate che stavo vincendo 1-0, quindi a parte che per quei 5 minuti ho attaccato soltanto io, però non mi è piaciuta sta cosa. E il gioco, vabbè, non si era fermato molto, si era fermato sì e no per 2 minuti, però mandando avanti la partita per altri 5 minuti è, diciamo, esagerato, eh. Esagerato, 5 minuti fai tipo 2 gol, diciamo. Cioè, se devi fare, per esempio, non lo so, se continui ad attaccare di continuo, prima o poi il gol arriva, no? Quindi diciamo pareggia, cioè se la pareggiavo, cioè mi rodeva il culo sinceramente. Non so se per voi è la stessa cosa, però è un po' disturbante la cosa, raga. Vabbè, a parte che su PES se carichi minimo 2-3 tacchette dalla distanza il gol è assicurato, però io qua ho caricato un po' troppo. E
La palla ha svirgolato, cioè diciamo che ha preso un giro strano. E niente, credo che non ci faranno fare supplementari, ma credo che ci saranno rigori, credo, se finisce 0-0 questa partita. Oh, bello! Quella era fallo comunque, eh. Quella era fallo. Ma comunque non ha fischiato, diciamo, quasi niente, eh. I falli solo se l'avversario si uccide fischia. Quindi. Bello. Io provo a segnare la distanza, ma non è che mi frega tanto. Quindi basta che non segnano loro e sta tutto a posto. E niente, raga, i falli sono sconosciuti per l'arbitro. Chi è Torres? Bello, bello, bello. Niente. Ecco. Questo è un bel gol, raga. Oh, ci riprova Torres, eh. E ci riprova. E un cazzo, raga, che vi racconto, cioè che vi dico. Sto gioco mi sta, diciamo, a piacere come grafica, ma come gameplay non è che mi sta piacendo tanto. Sinceramente proprio, perché è uguale a PS16. Non potete dire no, perché è la stessa identica, è lo stesso identico gameplay, solo con qualche miglioramento grafico, ma grafico, diciamo, a, come ho detto prima, ad altissimi livelli. Bello, complimenti, complimenti. Dai, su. Vabbè, non ci si leva la palla, è tipo il return di FIFA. Niente, raga, non sta mai a risolvere un cazzo. Urco 10. Oh, ma questi prima o poi lo fanno un altro, eh. No, vabbè, raga, è soltanto un gameplay, è soltanto per parlare. Cioè, per parlare di questo gioco, non è che mi frega. Però il gameplay è di PS16, se niente. E nulla. Fallo? No, i falli non li conosci, eh. Non li conosce i falli, eh. È incredibile. Guarda, mi sospettivo se fischiavi sto fallo. Via c'è sta palla. Neymar. Bello. Neymar. Che tosto. Ma poi io ho visto una foto su, diciamo, su Facebook, mi sembra. Ci stava una foto del Neymar tipo senza maglietta su PS17. Non so se è un'esultanza. Che è successo? Vabbè, si è bloccato il gioco e mi ha dato punizione, perfetto. E boh, non lo so se è un'immagine fake, non lo so se è un'esultanza, ci devo provare, cioè dovrei vedere se c'è un'esultanza del genere. E niente, penso che ci fa finire qua 1-1. Sì, ho capito, ma cazzo me frega dei momenti salienti, dai. Niente, è finita così. Ah, è finita così, vabbè. Niente, raga, se beccamo alla prossima. E bella, raga, se a voi vi è piaciuto sto gioco, boh, fatemelo sapere nei commenti, oppure dipende dai like e dai dislike. E bella, raga, perché a me sto gioco, diciamo che non mi è garbato molto. Mi aspettavo qualcosa di più, ma la grafica, vabbè, la grafica non si batte, però il gameplay non è che mi è piaciuto tanto. Boh.
Bella, raga.